Già con i meridionali. Soprattutto ora il fronte anti-renziano potrebbe essere guidato da una figura come Matteo Salvini, perché ripeto, domenica, quando Matteo Renzi è andato alla festa del PD, probabilmente era un po' esaltato, è stato tutto il giorno a Chernobyl, al workshop Ambrosetti, tutti questi grandi imprenditori Castiglio, o Castiglio. grandi comi di Stato che gli hanno baciato la pantofola, è arrivato lì e ha detto questa frase, a mio avviso, profondamente ingiusta, perché la sinistra, da quando ha perso la superiorità morale, tenta ora la superiorità antropologica, addirittura umana. Noi siamo gli umani, voi centrodestra siete i subumani. Questa operazione è un tentativo della sinistra di cavalcare queste avanguardie filo-immigrazioniste che però, ripeto, quando accusano il centrodestra, quegli italiani che non vogliono l'immigrazione controllata, di essere razzisti, formulano un'accusa principalmente borghese, tipica delle élite dominanti, che tende a criminalizzare i ceti più in difficoltà, criminalizzando chi non vuole l'immigrazione controllata, dando dei subumani o delle bestie ai salviniani, ai leghisti, ai cittadini di centrodestra che sono contrari alle frontiere aperte, perché c'è uno studioso francese che ha appena scritto L'elogio delle frontiere, un marxista, un pamphlet straordinario. Le frontiere servono per proteggere ciò che funziona. La nostra Europa, voglio che rimanga un continente accogliente, un continente dove ci sia una comunità pronta ad accogliere il prossimo. Oggi in Italia, con quest'anno e mezzo, dove l'Italia è diventata un campo profughi praticamente, con la politica delle frontiere aperte, della Marina Militare che salva tutte le imbarcazioni al Mediterraneo e che va a salvare ormai la gente anche sulla battigia della Libia, capite che è stata un'operazione domenica, quella di Renzi, estremamente fallimentare, che ha sicuramente aiutato tutto il fronte anti-renziano. Gli anti-renziani in Italia dopo domenica dicono: se questo ci considera subumani, quindi sposta il piano dalla politica all'antropologia. Credo che in qualche modo Facciamo rispondere a breve Lascani, ci sia la volontà di facciamo rispondere riorganizzarsi Lascani contro sottolineando questa che visione filo-immigrazionista. esistono anche